Allora Fredo, siamo tornati a Rimini e siamo tornati a parlare ancora di tecnologia. Dopo un anno che hai iniziato a capire un po' meglio anche il lavoro che abbiamo fatto insieme, e come la vedi questa cosa? Specialmente dal punto di vista tuo come proprietario, gestore, fondatore della tua azienda, e l'altra parte è il rapporto con i tuoi trainer che conosci meglio di chiunque altro. Devo dire che il rapporto con i trainer è stato inizialmente un qualcosa di inaspettato perché c'è stata da parte loro quasi una diffidenza, Mi no? ricordo si fece anche, ti ricordi, da Skype da San Diego, no? Esatto. Quando facevi la formazione loro in teleconferenza si parlò un po' con un video call. No, poi devo dire che strada facendo questa, diciamo, questo iniziale dubbio è stato fugato dal fatto che comunque le risposte anche del cliente nei confronti del trainer sono state molto positive. Quindi, cioè, non è che, diciamo, si sentisse sfruttato in quello che è il proprio lavoro, in qualche cosa che usciva dalla palestra, ma diventava anche un mezzo per farsi conoscere di più, per fidelizzare di più l'allievo stesso e anche, diciamo, fornire un'aurea così di personaggio anche quasi televisivo, Multimediale, no? quindi questo è stato un crescendo che ha portato a valorizzare la figura dell'istruttore in questo contesto e a accettare in maniera più che positiva quella che era la proposta dello E streaming. te ora come lo vedi questa fase dove da un lato abbiamo questo peloton che già ha valutazioni stellari e dall'altra parte anche a grandi nomi che ora si avvicinano a questa cosa, confermando probabilmente che quello che dicevamo io e te, una Sì, visione qualche anno fa, era giusta, ecco. certo. Io il discorso di Peloton lo sto seguendo, come tu sai, da anni, cioè da quando è nato il fenomeno. Anche perché mi ha sempre un po' intimorito il fatto stesso che la persona proprio si sleghi totalmente da quello che è il club. Io che ho sempre vissuto per il club, ho personalmente dei club, lavoro sulla formazione degli istruttori che andranno a sostenere l'attività all'interno dei club, per cui si ha sempre un po' di paura. La vedo difficile che, diciamo, questo distacco totale del soggetto dalla palestra, a meno che non abbia proprio delle difficoltà oggettive, cose che per esempio negli Stati Uniti le distanze ti impongono a volte di fare Però attività in ecco, se ci casa. pensi bene, se si passasse a una fase nuova dove il club può dare l'esperienza dal Certo, vivo ed anche l'altra si va in quella certo, certo. multicanalità che non avrebbe neanche più bisogno, no? Non ci Assolutamente sarebbe più sì, un'offerta perché come cioè, questa valida. l'importante è che non si tagli questo filo che lega fortemente il club al proprio cliente, al proprio frequentatore, anche mantenendo questa community. Non dimentichiamoci che una delle motivazioni primarie che inducono le persone a iscriversi in un club è quello di socializzare in una maniera costruttiva. Però anche dal punto di vista social, loro tutti pensano ai social, Facebook, diciamo social over the internet, no? Che vanno dietro a quello. Invece anche lì ci potrebbe essere finalmente la multicanalità, cioè si socializza da un lato e dall'altro e la tecnologia si dovrebbe A seconda sforzare oggi delle a esigenze. trovare soluzioni che diventino complementari a quella che è l'esperienza dentro Assolutamente il centro. sì, io credo che questa sia la direzione più intelligente, che non esclude nulla, ma nello stesso tempo fornisce un servizio sempre più ampio e sempre più qualificato nella direzione proprio di coinvolgere le persone, di dargli e di portare business a chi investe realmente in questo settore, perché diciamo che le grosse aziende sono assolutamente intimorite da Peloton perché hanno paura che Esatto. si rompa il meccanismo No, e era esattamente a San Diego quando si parlava nei workshop, tutti erano terrorizzati da questa nuova quasi, esperienza quasi e un terrore. specialmente lì laggiù si vedeva, siccome in America ancora di più lo sai benissimo, di qua.
ci sono clienti paganti non attivi, certo, quello è quello che ci portano via per primi, questi no? Qua sono quelli che se ne vanno, mentre, sono quelli che alla fine danno consistenza al business e anche marginalità, perché non, certo, ti portano, infatti, cose. Cioè, a questo punto invece il club potrebbe offrire un valore anche quando il cliente non è dentro, cioè, se non vieni, sì, anche perché servizi. Poi di fatto l'investimento iniziale non è enorme, poterlo sostenere nel tempo è assolutamente una cosa che un club riesce a permettersi, per cui io credo che sia un valore anche molto importante. Anche una nuova fonte di perché tutte le volte perché si dice posso innovare per chiedere qualcosa. Sì, anche per differenziarsi anche dal competitor, dalla concorrenza. Perciò ecco, quello che vediamo, continuiamo a vederlo, sempre più tecnologia come strumento di appoggio al lavoro dei club e non per sostituirlo. Certo, non fine a se stessa, ma come strumento reale. È stato un piacere conoscere.